Ben ritrovati cari telespettatori in questa nuova edizione del telegiornale. Partiamo con la cronaca. Violenti scontri in Olanda, precisamente ad Amsterdam, dove i manifestanti hanno protestato contro il lockdown generale imposto dal governo. Ma diamo la linea al nostro inviato da Amsterdam, Riccardo Polizas. Scusate ragazzi, sì, grazie dalla linea Marino. Ci troviamo qui esattamente in centro Eindhoven dove ieri... Scusate, siamo qui esattamente al centro Eindhoven dove ieri sono avuti gli scontri tra polizia e manifestanti contro il lockdown. E innumerevoli anche il numero di biciclette andate a fuoco, e auto della polizia, e gatti investiti, una cosa surreale ragazzi. Però per adesso scusate, sono le 4.20, ma è arrivata l'ora della Nina Khan dello spuntino. Scusate, ripasso la linea allo studio, grazie, arrivederci. Grazie per il suo egregio servizio, signor Polizac. Passiamo alla politica italiana. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunicherà alla sua squadra di governo la decisione di andare al Quirinale per consegnare le dimissioni. Diamo la linea al nostro inviato da Roma, il signor Foxy Red. Onorevole Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per quale motivo ieri ha deciso di consegnare le dimissioni? Ma guardi... L'Italia sta, come tutto il mondo, sta attraversando un periodo tragico, come tutti quanti voi sapete, a causa della pandemia. E visto che ora in governo è rientrata una persona che ha iniziato a creare molti problemi, che molti anni fa aveva detto di non rientrare più in politica, sarebbe meglio che io mi levassi un po' dalle scatole. Cosa ne pensa di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni? Ma come avevo detto quella volta in cui sono stato costretto di fare nomi e cognomi, il mio governo non lavora col potere delle tenebre. Ci dica qualcosa in merito a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Io preferisco non commentare, spero solamente per gli italiani. Onorevole Giuseppe Conte, lei tornerà mai al governo? Ma guardi, io a differenza di altri politici che ora sono seduti in quelle poltrone non faccio promesse da marinaio. Io dico che se il popolo vorrà ritornerò in Parlamento. La ringraziamo, diamo la linea allo studio. Grazie mille Foxy Red per il suo servizio. Ci spostiamo in Piemonte, dove uno dei più grandi ricercatori d'oro del mondo, Matteo Berto Prospector, è riuscito nella sensazionale impresa di trovare una pepita d'oro dal peso di un grammo. Ascoltiamo ora la sua intervista integrale. Buongiorno ragazzi, io sono Matteo Berto Prospector. La mia passione è quella di cercare, si spera trovare, oro e gemme in Italia. In particolare seguo questa mia passione in Piemonte, lungo i rii inediti. In questo breve video voglio farvi vedere uno dei più importanti ritrovamenti che ho eseguito nell'arco della stagione orifera del 2020. Si tratta infatti di una pepita d'oro, pensate, il peso quasi di un grammo. Un ritrovamento eccezionale lungo i rii che tendenzialmente vado a fare ricerca. Eccola che vedete, questa pepita, nelle prime immagini in cui io ho potuto osservarla. È stato veramente un caso fortunato avere una telecamera con me in questo caso, perché tendenzialmente questi ritrovamenti, per sfortuna e scaramanzia, non si seguono mai di fronte a una telecamera. Inoltre qui potete vedere una parte della mia collezione aurifera che sono riuscito a mettere da parte nell'arco della stagione aurifera 2020. Vedete, si tratta di pagliuzze d'oro e talvolta anche di pepite. Ecco che pesiamo la pepita d'oro che ho trovato. Ciao ragazzi! Grazie mille Matteo Berto Prospector per la sua splendida intervista. Le auguriamo di trovarne altre e di spartire 50-50 con il sottoscritto. Diamo la linea alla pubblicità, ci vediamo alla seconda parte del telegiornale con lo sport. Apriamo la seconda parte del telegiornale con lo sport. Il giocatore dell'Atalanta, Martino De Ron, si è preso gioco dell'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic. Diamo la linea al nostro corrispondente da Bergamo, Frankie Cobos. Grazie della linea Marino, sono qui in diretta con Martino De Ron. Martino, ci dica che cosa è successo con Zlatan Ibrahimovic. Ha pubblicato quel video perché Zlatan è un pagliaccio. Ha detto delle cose non piacevoli nei miei confronti, esclamando: ho più gol io in carriera che tu partite in carriera. Non si dice queste cose, è un pagliaccio, lo dico pubblicamente.
Se non sbaglio, lei, signor Martino De Ron, ha pubblicato anche un video nei social network. Che cosa voleva dire? Assolutamente, ho pubblicato un video su Instagram, ho ricevuto molti insulti, ma a me non mi frega nulla. Forza Atalanta! Quali sono i vostri obiettivi stagionali? Ma guardi, i nostri obiettivi sono vincere Scudetto e vincere Champions League e Coppa Italia. E ora vado a dare due cazzotti a Zlatan Ibrahimovic. Perfetto, signor Martino De Ron, la ringraziamo. Diamo una linea allo studio, Marino. Grazie, Frankie Cobos. Abbiamo importanti aggiornamenti dai due ricercatori d'oro californiani, Lenny Bezos e Jeffrey Charleston, che si trovano in ostaggio ormai da diverse settimane dai militanti del Nepal. Ascoltiamo il servizio. Amici italiani, non sappiamo più quello che fare. Qui i militanti del Nepal vogliono come riscatto 2 miliardi di dollari. Siamo messi veramente male. Aiutateci. Ormai da qualche giorno che ci stanno torturando. Aiutateci, non ce la facciamo più. Chiediamo aiuto. Mi è venuta un'idea. Questo pezzo di palo qua dietro dovrebbe essere tagliente. Ci provi, Lenny. Dobbiamo uscire da qui. Oh, grandissimo, Lenny. Zitto. Grazie! No! Sit down! Stop! Auguriamo il meglio a questi due grandissimi ricercatori d'oro. Se anche voi avete notizie o video dell'ultima ora da mostrarci, non esitate a contattarci tramite mail o social network. Grazie per essere stati con noi in questa edizione del telegiornale. Ci vediamo domani. Buonasera.